Cari amiche e cari amici, come sapete la meditazione profonda si occupa anche di sogni. Un'analogia che spesso si incontra nei sogni, ma si incontra anche in altri linguaggi simbolici come i miti, le fiabe, no? Ebbene, questa analogia paragona la vita dell'essere umano a un viaggio. Ed è vero, per questo tema del viaggio è così ricorrente, no? Questa analogia rivela una profonda verità, perché esattamente come il viaggio di Ulisse, che parte per poi fare tutta una serie di esperienze e ritornare al centro, riunirsi con Penelope, con la donna, e uccidere definitivamente, eliminare definitivamente i proci. Ebbene, il sentiero interiore di ciascuno di noi si muove costantemente attraverso diversi strati che, potremmo dire, partono dal centro fino ad arrivare alla circonferenza. È chiaro che per esprimere questo occorrono necessariamente dei simboli, delle metafore. Tante volte ho detto nei video che non si può esprimere con il codice linguistico ciò che è il centro, ad esempio, no? Ciascuno di noi però ha un sentiero, ciascuno di noi ha un suo viaggio e ciascuno di noi, ad esempio, ogni volta che si mette in meditazione, rinnova la volontà di percorrere questo viaggio interiore, questo viaggio dove si conoscono i nostri paesaggi interiori, da quelli più superficiali, della vita ordinaria, a quegli straordinari paesaggi che provengono dagli strati vicini al nostro centro, fino ad arrivare proprio all'esaurirsi delle immagini e a penetrare proprio nel Brahman, nel centro. Bisogna stare attenti però di non restare intrappolati in questi paesaggi. Perché? Perché tutti questi strati, tutti questi mondi, potremmo dire, sono mondi di coscienza, che in ogni mondo c'è un vostro aspetto differente, per cui ciascuno di noi risiede, potremmo dire, in più mondi. Pensate semplicemente alla dimensione notturna del sogno e a quello dello stato di coscienza ordinaria. Sono due mondi diversi. Due mondi diversi. Pensate quando vi mettete in meditazione, non state né sognando né state nello stato di coscienza ordinaria, e quello è ancora un altro mondo. E poi ci sono le stratificazioni dei sogni, e quelli sono ancora infiniti mondi. Perché dicevo state attenti? Perché in questi mondi esistono molti aspetti diversi. La vostra coscienza può restare focalizzata su uno di questi aspetti e dimenticare che il nostro percorso deve arrivare al superamento di qualsiasi tipo di analogia, immagine e alla penetrazione nel centro, alla penetrazione nel Brahman, al puro essere. Quindi quando si focalizza in maniera eccessiva l'attenzione su questi mondi, su questi strati, si tende alla identificazione con questi mondi e questo ci allontana dalla consapevolezza del centro, della nostra vera natura. E più ci identifichiamo con gli aspetti meno sviluppati di noi stessi, più
più ci identifichiamo con gli aspetti più animaleschi di noi stessi e meno siamo in contatto con il centro, con la nostra identità divina. E quando c'è questa identificazione, noi ci allontaniamo dal centro in realtà. La permanenza in una di queste identificazioni significa allontanarsi dal centro. Ma questi mondi in realtà, per quanto possono essere affascinanti, fanno parte di quelli che gli orientali chiamano appunto Maya, illusione. Quando si ha l'esperienza di Brahman, quando si ha appieno l'esperienza del centro, questo appare perfettamente chiaro. Finché non si ha quel tipo di esperienza, bisogna fidarsi della tradizione e del maestro. Tutti gli altri strati sono temporanei. Solo il centro non è temporaneo perché nel centro c'è assenza di tempo e quindi non può essere temporaneo il centro. Gli altri strati invece sono legati alla impermanenza delle cose. Un po' alla volta, attraverso la disciplina, la meditazione costante, ogni amico che partecipa a questa esperienza della meditazione profonda comincia a purificarsi e comincia ad avvertire. Ora mi veniva la parola corrente divina. Ripeto, è inesprimibile, mi è venuta questa parola perché proprio ieri un amico mi diceva: sento questa energia, no? Dice, adesso la sento proprio, che a volte mi attraversa, anche quando non sto in meditazione, è una specie di corrente, no? E ognuno di noi può cominciare a percepire questa corrente, questo flusso, e fino ad arrivare a dissolversi in questa corrente. Non necessariamente questa corrente deve assumere poi una sensazione fisica, come nel caso di quest'amico che ha detto: sentivo proprio qualcosa di simile all'elettricità che mi attraversava. A volte abbandonarsi al flusso significa semplicemente rendersi conto che la propria vita sta cambiando, rendersi conto che dopo un anno di meditazione c'è stata un'enorme trasformazione, che dopo 2 anni di meditazione c'è stata una gigantesca trasformazione, fino a rendersi conto di non essere più quelli di prima, o meglio, di non avere più le identificazioni che si avevano prima. Attenzione, perché la possibilità di assaporare questa esperienza di resa al divino, a Dio, chiamatelo come vi pare, alla corrente divina, ebbene, tutti possono fare questa esperienza, perché questa esperienza corrisponde alla parte più autentica di ogni essere umano ed è proprio in quel centro, nel Brahman, in quel non luogo, perché appunto è inesprimibile. Anche quando dico centro, il centro è sempre un centro di qualcosa, rimanda sempre al due, ma è un non luogo. È difficile da esprimere, ma quando si penetra lì cessa anche questo senso di separazione con la realtà esterna e con gli altri, e si percepisce la compassione, questo sentimento. Parlo di sentimento, ma non so, ripeto, è molto difficile descrivere a parole. Ogni volta che senti che la tua anima si innalza, o potremmo dire in altre parole, ogni volta che ti senti parte del flusso, o ancora con le parole usate dall'amico, ogni volta che percepisci questa sorta di corrente, questa energia che ti attraversa, vuol dire che ti stai sempre più avvicinando a Dio, che ti stai sempre più allontanando dall'illusione, che le tue identificazioni si allentano. E la meditazione è l'esperienza madre, la meditazione nell'immobilità, perché questo accada. Ma ci sono molte esperienze più accessibili a tutti.
un grande appassionato di musica, innalza la sua anima. Anche se la musica, attenzione, non è meditazione, perché la musica suscita immagini, la meditazione invece elimina le immagini. Ma chi, ascoltando una musica che percepisce particolarmente bella, non ha sentito questa elevazione verso il divino? Così anche come, ad esempio, che devo dire, chi ha un reale contatto con la natura, no? Chi cammina in montagna e si immerge in quel silenzio, o anche chi si immerge, no, tuffandosi nel mare, a chi di noi non è capitato di avvertire che in quelle situazioni spesso si è toccati dal soffio divino, che molte di quelle sensazioni che proviamo non sono semplici sensazioni, ma sono qualcosa di più. E quando questo accade, il proprio corpo viene percepito come un limite. Si vorrebbe abbandonare il corpo per ricongiungersi a questa corrente divina, a questa armonia divina. Se fate mente locale, io sono sicuro che ciascuno di voi ha provato questo. Ciascuno di voi. E quanto più noi ci purifichiamo, e non mi riferisco solo ai difetti, alle debolezze, ai cosiddetti peccati, ma anche ci purifichiamo dalle paure, dai timori, dalle aspettative e tutto quello che arresta il flusso, potremmo definirle correnti negative, che ci bloccano invece, che rendono statici invece di farci seguire il flusso, no? E tanto più siamo vittima di queste correnti, e tanto più siamo identificati con i mondi di cui vi parlavo, e tanto più si ha paura di arrendersi. Il Bhakti Yoga, la resa a Dio, la resa al divino, no? Tante volte è capitato in 35 anni che insegno meditazione, ma anche in quest'ultimo gruppo di meditazione che ho da 4 anni con il Sangha, no? Tante volte sono capitate esperienze dove gli amici avevano paura. Perché avevano paura? Perché l'ego si conosce bene, e anche se l'ego frammenta, se l'ego fa soffrire, è qualcosa di conosciuto. Quando si comincia a assaporare anche un attimo del divino, ecco che arriva la paura, perché si sente che l'ego non ha una sua sostanza. Allora, siccome si è abituati a stare, a indossare questa corazza, ci si sente persi, si sente questo immenso di cui siamo parte, no? E questo spaventa. E lì il maestro aiuta, il maestro tranquillizza, il maestro rappresenta il centro. L'analogia del maestro esterno è quella del centro. Il maestro esterno in realtà non esiste, perché il vero e unico maestro è il maestro interno, che non è altro che il centro che unisce tutti noi. Ma è necessario passare per i consigli del maestro esterno, perché il cammino ha troppe insidie. Queste identificazioni con i mondi interiori sono veramente incredibili a volte. Così come questi stati d'animo, essere soggetti a stati d'animo negativi, no? E sentirsi così, come in un mare agitato in alcuni momenti, senza sapere come fare a uscire da quella situazione. Quanto più l'anima è spiritualizzata, nel senso è pronta, ha allentato il suo ego attraverso la disciplina e la pratica della meditazione, e tanto più può avvicinarsi al divino ed è meno soggetto a queste correnti negative, a questi influssi che bloccano, che disperdono, che allontanano dal centro. E ciò che è il divino, ripeto, potete chiamarlo centro, Dio, Brahman, non è un problema, potete anche chiamarlo Cristo, Shiva, Krishna, non è un problema. Ma quella cosa lì si manifesta in una miriade di modi, in una miriade di forme che sono sempre pure perfette.
e ognuno di questi elementi prende una forma, svolge la sua funzione e poi si dissolve. Ecco il mistero dell'impermanenza. Quando si penetra nel centro si capiscono tante cose. Sentivo un Hare Krishna, no, che attaccava in maniera furibonda gli impersonalisti, diceva: ah, Dio è una persona, è un nome, si chiama Krishna. Gli impersonalisti dicono che Dio non ha corpo, non ha forma, è Brahman. Dice: loro stanno nei gradini inferiori, rischiano di reincarnarsi nei mondi infernali. Ecco, quando realmente si sperimenta il regno dei cieli, Brahman, la coscienza cristica, chiamate come volete, tutti questi problemi cadono, perché si capisce che Dio, cos'è Dio? Dio è e non è. Dio è Krishna? Sì. Dio è una forma personale? Certo. Dio è impersonale? Sì. Ogni cosa è Dio. E quando si fa questa esperienza di penetrazione nel centro, quando si penetra il mistero dell'io sono, tutto appare chiaro. Non esistono più questi discorsi di divisione. Va bene, si prova compassione per la vecchietta che recita il rosario in chiesa, come per il sufi, come per il bambino che dice la preghierina, come per l'ateo che ricerca all'esterno quello che dovrebbe cercare all'interno, e così via. C'è posto per tutti, perché Dio è ovunque e nessuno è escluso, e nessuno è escluso, assolutamente. Perché il divino è la parte più autentica di noi stessi. Ma se è vero che nessuno è escluso, è vero anche che noi stessi possiamo escluderci da Dio. Come fare? Attraverso le identificazioni, attraverso l'abbandonarsi a queste correnti negative. Pensate a quante sofferenze avete avuto nella vostra vita, quante tribolazioni. Si incontrano nella vita. Quando una persona cerca all'esterno, quelle tribolazioni sono dei macigni pesanti, pesanti, che possono offuscare, possono anche inacidire. Quando una persona invece pratica il Dharma, cioè la meditazione profonda, tutti i giorni pratica la disciplina, e allora si rende conto che anche dietro queste tribolazioni, queste esperienze di grande sofferenza, c'è un'occasione per distaccarsi dall'ego. E allora bisogna comprendere, con l'aiuto del maestro, con l'aiuto del confronto costante col Sangha, quali sono gli aspetti di noi che dobbiamo ancora conoscere a fondo e impegnarci pienamente in questa ricerca, perché cercare noi stessi è cercare Dio. Scoprire chi siamo realmente è scoprire il divino. E se guardiamo dalla parte giusta, nella nostra interiorità, ogni risposta prima o poi svanirà. Non ci saranno le risposte alle nostre domande, perché svaniranno perfino le domande. Ma questo deve essere praticato. La meditazione non si sviluppa da sola, non basta sedersi un'ora al giorno lì. È un percorso a volte molto duro, soprattutto i primi tempi. Ci vuole forza di volontà, perseveranza, lotta contro le resistenze, contro tutte queste parti negative che fanno pressione. La ricompensa sarà grande, una vera benedizione. E poi arriverà il momento in cui tutto sarà alleggiato e ci si renderà conto che anche quello che per noi è stato in un determinato momento un impegno incredibile, no? Perché dovevamo meditare tutti i giorni, avviare il Dharma e così già,
Anche questo faceva parte del grande lila, del grande gioco divino, della danza di Shiva. E allora non perdiamo tempo, non perdete tempo, amici. Questa è una possibilità, ripeto, che è data a ogni essere umano. E ognuno può decidere se rivolgere la propria vita all'esterno, fino alla morte, oppure se cominciare a guardare dentro, fino a far cadere tutti questi diaframmi che ci separano dall'esterno. E allora, un po' alla volta, attraverso la meditazione, con l'aiuto del maestro e degli amici che condividono questa nostra esperienza, cominciamo a far fiorire in noi queste correnti divine, questa fluidità, che disgrega ogni energia distruttiva, ogni energia negativa, perché ci porta in quello che Nietzsche definirebbe una dimensione al di là del bene e del male. Bisogna dedicarsi con impegno alla meditazione, ma anche al bene, alla compassione. Per questo spesso chi medita da solo non si rende conto, ma se fare una tecnica, praticare una tecnica, questo basti, ma non è così. Donarsi agli altri è fondamentale anche per la meditazione. Spesso nei libri non è sottolineato questo aspetto. Ma se tu mediti e non hai un maestro, non hai degli amici con cui condividere e non ti apri agli altri in maniera progressiva, rischi di cadere in un ego trip. Rischi che attraverso la meditazione ti senti superiore agli altri. E se non hai un maestro che ti dice, guarda che ogni volta che ti senti superiore stai sbagliando, perché non esistono superiore e inferiore. E se non c'è qualcuno che ti ricorda questo e che ti indirizza nella giusta maniera, anche la meditazione può essere un modo per alimentare il proprio ego, ti fa entrare in un ego trip. Non sei più nell'ego trip che deve affermarsi socialmente, sei nell'ego trip che devi raggiungere l'illuminazione e che quindi stai scoprendo delle verità che gli altri non sanno e quindi sei superiore agli altri. E non cambia niente tra te e colui che sta cercando di affermarsi nel mondo a tutti i costi. Meditare costantemente dà la chiara visione e tutti posseggono un minimo di forza di volontà per iniziare una disciplina e conoscere se stessi. All'inizio è difficile, ma del resto anche quando devi costruire una casa non è che cominci a mettere le tegole, cominci dalle fondamenta, le buone fondamenta. E per mettere buone fondamenta ci vuole un maestro che ti incoraggia, che ti dia le tecniche specifiche, esatte. Quelle sono le fondamenta. E se hai buone fondamenta potrai proseguire in maniera spedita, senza eccessivi intoppi. La disciplina è sangue e sudore, certo. Resterà sempre sangue e sudore, certo. Ma percorrerla da solo è impossibile. Mettiamoci un quasi, perché ci sono state le eccezioni che però restano appunto eccezioni, no? Ci vuole un maestro che tiri fuori il meglio di te, stimoli la tua volontà di ricerca, che ti aiuti a sviluppare questa volontà di ricerca e che ti indirizzi verso la stella del nord, verso il tuo centro. Quel non luogo dove tutti sono uno. Un caro abbraccio, amiche ed amici. Marco Cosmo.